Airet 2013, chiusura sottotono della seconda edizione dell'evento riminese, che si è svolto nella città romagnola dal 3 al 5 ottobre. L'evento, a nostro avviso, è stato organizzato troppo a ridosso della data della manifestazione Aerospace e Defense di Torino, per cui la partecipazione delle aziende e anche del pubblico è stata relativamente sottotono, rispetto anche all'edizione precedente che aveva avuto, a detta degli organizzatori, un successo significativo, ma forse anche per la partecipazione all'evento finale delle frecce tricolori che si esibirono allora nella città romagnola. Se il Salone di Torino guarda ai mercati occidentali, ci ha detto l'ingegner Emanuele Rimini nel corso di un'intervista, Airet Exhibition si propone di realizzare un ponte tra le imprese italiane con i paesi dell'ex Unione Sovietica o di territori dell'Africa. Quindi, se per certi aspetti l'evento non ha dato i risultati attesi, è anche vero che i contenuti degli incontri sono stati promettenti e interessanti, ha continuato nella sua dichiarazione l'ingegner Rimini. Espositrici hanno potuto comunque contattare rappresentanti di imprese e istituzioni di paesi con cui difficilmente si crea occasione di business. In effetti non è sembrata adeguata la location scelta della fiera di Rimini, non hanno riscosso la partecipazione e l'interesse sperata dai promotori, né i focus su Russia e Tanzania, né le varie sessioni di lavoro, nemmeno l'incontro con il cluster nazionale dell'aerospazio. Se alla sessione di apertura era presente tra gli altri anche il presidente del distretto della Lombardia, l'ingegner Carmelo Cosantini, e l'amministratore unico di ENAV Massimo Garbini, quella di chiusura sia l'ingegner Giovanni Bertolone, presidente del cluster nazionale, che i vari presidenti dei distretti invitati, come quello lombardo pugliese, sono stati rappresentati da loro collaboratori. Altri ospiti hanno dato forfè, come Massimo Lucchesini, direttore generale di Armacchia, e diversi altri. Ora, qui all'Airet, alla seconda edizione, c'è l'ingegner Massimo Garbini dell'ENAV, che è un po' la protagonista di questa rassegna per gli spazi espositivi e per la presenza, diciamo, consistente. Nel suo intervento poco fa lei ha fatto riferimento un po' a questo processo di lancio che in quest'ultimo periodo ha avuto la sua azienda, raggiungendo anche dei risultati significativi. Sì, noi abbiamo affrontato già da 3 anni lo sviluppo commerciale della nostra azienda, cercando di andare a vendere all'estero quelle che sono le nostre vere competenze, il nostro core business. Quindi stiamo vendendo la nostra capacità di progettare lo spazio aereo, di insegnare al personale operativo il proprio mestiere, quindi in modo particolare controllori del traffico aereo, ma anche tecnici, ingegneri, piloti, e quindi cerchiamo di trasportare all'estero quelle che sono le competenze in una nicchia particolarmente specializzata come quella dell'air traffic management, ma perché siamo stati riconosciuti come oggi il miglior service provider europeo. Quindi, essendo, non ce lo diciamo da noi, ce lo dicono gli altri, l'Europa ci dice questo, e quindi siamo andati a vedere se c'era l'opportunità di migliorare i conti economici dell'azienda senza gravare troppo o sullo Stato, che no, ovviamente oggi non contribuisce più economicamente alla salute della nostra azienda, ma anche per contribuire nel modo migliore allo sviluppo e mantenimento del trasporto aereo, che ahimè vive invece un momento di crisi. Superjet International ha invece presentato l'azienda e il velivolo regionale Superjet 100, prodotto dalla collaborazione tra russi, italiani e i francesi della Snecam. Come sono stati presenti in fiera l'ENAV, l'AIAD, l'ENAC, Summit Tecnapoli, il consorzio Cartel, CHEMA e altri espositori come l'Aeronautica Militare, la stessa Regione Campania, unico stand istituzionale, se si esclude quello del Lombardo, che però era del distretto. Per il prossimo anno l'ingegner Rinne ci ha anticipato che proporrà la manifestazione, ma pensa a una location più adatta, che potrebbe essere un'area adiacente all'aeroporto riminese. A suo avviso il progetto Airet è vincente e i risultati importanti certamente prima o poi verranno.